La parità per crescere, è questo il titolo della campagna educativa sulla parità di genere, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Padova, promossa dalla Rotary Club Padova con il contributo della provincia di Padova, dei Rotary Club Abano Montegrotto, Campo San Piero, Cittadella Alta Padovana, Padova Est, Padova Nord, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale, il patrocinio del Comune Università di Padova e il coinvolgimento della Consulta Provinciale degli Studenti. Il percorso che ha visto i ragazzi confrontarsi grazie al coinvolgimento delle consulte studentesche sulla parità contro i pregiudizi e le discriminazioni della donna in particolare nell'ambito del lavoro, si è concluso all'Auditorium Pollini mercoledì 9 giugno con la premiazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti e lo spettacolo teatrale Ogni 8 minuti, portato in scena dagli studenti del liceo Cornaro di Padova. Siamo contenti di essere riusciti alla fine, dopo diversi mesi di lockdown, di realizzare la parte finale di questo service. Questo service è cominciato con un concorso tra le scuole per il miglior video relativo al tema della parità di genere. Nonostante il lockdown, i ragazzi sono riusciti lo stesso a creare quello che vedremo questa sera, quindi sono stati molto bravi. Il Rotary è molto vicino ai giovani, non solo in questo caso, ma anche per altri service, in particolare per la parità di genere. Finanzieremo insieme alla Rotary di Campo San Piero il progetto Veneto Donna Hauser, ovvero doteremo di un'operatrice telefonica per 12 ore al giorno, un centro di ascolto per chi vorrà rivolgersi e chiedere aiuto, diciamo, alle strutture pubbliche previste per questo tipo di problemi e di violenza. La provincia di Padova ha fortemente sostenuto il progetto poiché stimola la creatività degli studenti per diffondere una cultura del rispetto di genere e del rispetto reciproco, poiché la cronaca quasi quotidianamente riporta notizie relative a femminicidi, maltrattamenti e abusi psicologici e anche fisici. Una strage, quella sulle donne, che non si ferma. Sono infatti 38 dall'inizio dell'anno, 2 a settimana. Per far sì che si arresti dall'emergenza occorre un cambiamento di mentalità. E questo si fa a partire dall'educazione scolastica per costruire un paese più equo e solidale. È un progetto molto importante e ritengo che sia interessante, importante che venga premiato in una giornata come quella di oggi, dopo un anno così difficile. Si riparte e si riparte a partire dalle energie e dalle intelligenze degli studenti. Ringrazio qui gli studenti della Consulta di Padova, tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto e naturalmente la provincia di Padova, anche nella persona del dottor Riello, per averci creduto, oltre che il Rotary Club che ha sostenuto l'iniziativa. Dopo un anno di questo tipo si riparte dai valori. Un valore in cui tutti dobbiamo credere per una società più coesa è la parità di genere e la tutela dei diritti della donna.